Non so, non lo so se chiamarlo no, ma mamma mia, sta cosa che lo sanno tutte adesso mi dà troppo fastidio. Che cazzo organizza le feste, per il mio addio, è un coglione. Porca troia, Mastro Lindo, chissà se ha cambiato numero. Voglio proprio vedere se ha cambiato numero, Mastro Lindo. Un attimo che lo chiamo, facendo chiacchiere con lui. Ecco qua, vediamo. Suona. Dai, Mastro Lindo, rispondi. Sicuramente se vede il mio numero sa che... sto per insultarlo pesantemente. Rispondi, dai. Ehi, Mastro Lindo! Tutto bene, pezzo di merda? Kundispa? Kundispa? Io tutto bene. Tu perché chiamare me pezzo di merda? Comunque, come stai? No, no, grazie, io tutto bene. Sai perché ti ho insultato? Vuoi saperlo o me lo dici tu? No, io non capire tu perché aver insultato me. Tu chiamare sempre me Mastro Lindo e chiamarmi adesso anche pezzo di merda. Perché mi hai insultato? Io non so niente. Ah, non lo sai, fai anche il finto tonto? Bene. Ho fatto una conferenza di presentazione al Chelsea qualche giorno fa e un giornalista mi ha detto, i miei cani che abbaiano, e un giornalista mi ha detto che tu hai organizzato una festa d'addio perché io sono andato via allo Sporting. Ma come cazzo ti permetti? Ma chi sei? Ti sei fatto un nome alle tue spalle perché io segnavo, perché io mi procuravo i rigori, perché io ti passavo la palla? Non è vero questo. Comunque, e hai il coraggio di organizzare una festa per il mio addio? Io so che tu sei nata al Tottenham, so già tutto, mi hanno avvertito, il mio procuratore, qualche amico me l'ha detto. E la prossima settimana, no, tra 2 settimane, c'è proprio Chelsea-Tottenham. Lo sai? Ah sì, Chelsea-Tottenham. Comunque era una festa tra amici, stavo scherzando. Scusa. Comunque sì, tra 2 settimane ci vediamo. Ah, bene, bene, fai bene a saperlo. Non so come finirà sta cosa, ma non permetterti più, giuro, non permetterti più a dire, a pronunciare il nome Kundispa, perché tu non sei nessuno, sei soltanto Mastro Lindo. Sei diventato famoso perché io ti chiamo Mastro Lindo, ok? Basta adesso, adesso chiudo perché non ho più voglia di parlare sta cosa. Mi aspetto le tue scuse e ci vediamo tra 2 settimane in campo, carissimo. Va bene, scusa ancora per la festa, comunque ci vediamo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nella nostra carriera giocatore con KD7 al Chelsea. Avete visto l'intro, avete visto cosa è successo, quindi nel prossimo episodio vedremo come gestirci la partita e vedrò anche naturalmente l'intro da fare per il prossimo episodio, quindi se avete dei consigli già potete scriverli qui sotto. E se avete anche dei consigli per come comportarmi durante la gara, comunque fate voi. Mi scuso se questa serie nella scorsa settimana è uscita forse 1 o 2 volte, non ricordo. Volevo fare anche il terzo video, ma ieri ho avuto altre cose da fare. E infatti ieri non sono usciti i video, mentre oggi uscirà la carriera adesso. La state vedendo ovviamente. E più tardi il terzo, o quarto, terzo se non sbaglio, episodio di Until Dawn. Vedrò di far di tutto per portarvi questa serie più... volte possibile a settimana, vedremo. Comunque raga, adesso bando alle ciance, allenamenti con KD7, li simulo perché metto sempre gli stessi perché sono le cose che da allenare, sono queste ormai, siamo di over la 84 raga, dobbiamo allenare le punizioni, i rigori e la resistenza. Adesso la partita con l'Everton, Vojan vuole fare le valigie, c'è scritto. Allora, partita contro Everton, Stoke, Tottenham ed è lì, perché Islam Slimani è stato acquistato proprio dal Tottenham, che andremo a sfidare molto probabilmente nel prossimo episodio. Speriamo di giocarla perché voglio menarlo. Andiamo a giocare contro l'Everton, siamo titolari, siamo in trasferta. Le maglie... teniamo questo, ok. Solito modulo, però giochiamo con i titolarissimi, più o meno. Vabbè, c'è Fabregas alle nostre spalle, comunque andiamo a giocare Everton-Chelsea. Forza! KD7. Everton-Chelsea, prima partita di oggi, partita di campionato dal Goodison Park. Si aspettava una partita importante contro un'ottima squadra, perché l'Everton è davvero una grandissima squadra a mio parere. Gioca un ottimo calcio e anche su FIFA è un avversario abbastanza tosto e imprevedibile. Guardiamo la classifica, l'Everton si trova al tredicesimo posto a 9 punti. Noi siamo la capolista, in quanto qua il nostro fantastico portiere Courtois viene ad andare a giocare? Andiamo a giocare. Una montagna da scalare, 7 gol segnati contro 3 gol subiti. Hanno il peggior attacco contro la miglior difesa. L'Everton è il peggior attacco e noi siamo la miglior difesa del campionato. E si comincia. Comincia Everton-Chelsea. Occhio a Lukaku subito. Lukaku. Lukaku. Romelu Lukaku porta in vantaggio l'Everton dopo 3 minuti di gioco. E lo sapevo. Lukaku è un giocatore che adoro, raga. La mia stessa età.
Però una forza della natura, per me questo qua è stato, sarà il suo anno dell'esplosione, perché l'anno prossimo, intendo nella realtà, secondo me andrà in qualche top team. Comunque, la rete di Romelu Lukaku, siamo in svantaggio e hanno scritto una montagna da scalare e l'Everton l'ha appena scalata comunque. Dai, Obi Mikel, ma ti svegli! Il Paul Lukaku e poi... Che culo! Onisimo, fa partire Fabregas. Fabregas con l'esterna larga per Ivanovic, che corre, sfida l'avversario, si ferma, torna indietro da Obi Mikel. Poi sbaglia tu. Ramirez, lancio per Kundispa, uno contro uno con Funes Mori. Il Kun lo salta molto bene. Prova a rientrare, ma poi perde palla. Fabregas, il lancio per il Kun, bella palla, posizione regolare. Kundispa prova a superare l'avversario, aveva superato il primo, ma non il secondo. Hazard, dentro per il Kun. Ma dove vai? Dove vai? Dove vai? Prendila, la mette dentro, attenzione, Fabregas non ci arriva, peccato. Ivanovic, il lancio lungo, il Kun la mette giù di petto molto bene. Può andare in velocità, entra in aria, fa tutto da solo. L'appoggia di... ma... non ci credo. Recupera la palla Fabregas, molto bene. La palla per il Kun. Kundispa può andare in aria. Rientra, ha la palla sul destro. Parata di Howard. Il Kun è uno specialista sul primo palo, si fa vedere. La palla per lui. Kundispa il tiro. L'ha presa Kyle, non ci credo, l'ha presa Kyle. Siamo in svantaggio, ma dopo il gol e il palo anche avversario ci siamo ripresi del tutto, ma non siamo riusciti a trovare il gol del pareggio. Sarebbe stato anche meritato. Ok, Mirayas in aria. Mirayas allarga per Baines. Occhio al sinistro del terzino inglese, molto bene. Courtois va al rinvio, non dovrebbe essere fuori gioco. Il Kun di testa appoggia molto bene per Fabregas. La porta Fabregas. Occhio al lancio lungo per il Kun, posizione regolare, Kundispa. Prova a tenere palla, troppi avversari attorno a sé, Funes Mori lo ferma. Il Kun va a lottare, va a recuperare palla, molto bene. Non la perdono, vai Courtois, non ci credo. 2-0, invece no, perché è fuori gioco. Quindi adesso svegliamoci. Proviamo a pareggiarla, dai. Vai a Baines, recupera Kundispa. Kundispa, prova a entrare in aria. Jajilka lo ferma. William, il Kun appoggia dentro per Ivanovic. Ivanovic sbaglia tutto. Il Kun prova a recuperare palla e ci riesce. Fabregas, dentro per Kundispa. Prova ad andarsene. Deve rientrare però sul... mamma mia, che giocata fantastica al 90esimo, sì, perché eravamo 89esimo, ma è il 90esimo questo. Che giocata del Kun che si guadagna un rigore fantastico. Molto bene, non lo batteremo mai infatti, peccato. Batte Edin Hazard, se non sbaglio. Hazard col destro, no, è Pedro addirittura. Entra Pedro dalla panchina, intanto da pochissimi istanti, se non sbaglio. E segna il gol del pareggio, il Kun va ad abbracciarlo. Dovrebbe essere Pedro ad abbracciare Kundispa, perché si è guadagnato questo rigore al 90esimo. E il Chelsea, con un po' di fortuna anche, va a trovare il gol del pareggio proprio nel finale di gara. 1-1 tra Everton e Chelsea, una bella gara, giocata a viso aperto, fortissimo l'Everton in casa, davvero che ha giocato un'ottima partita. Noi ci abbiamo provato tante volte a trovare il gol del pareggio, non ci siamo riusciti poi nel finale. Grazie al Kun che comunque si procura questo rigore, Pedro lo trasforma e il Chelsea si porta un buon punto a casa contro un ottimo Everton. Avanti con gli allenamenti, sicuramente non giocheremo mai contro il Real, raga, sicuramente giocherà Diego Costa. Allenamenti, soliti allenamenti così, tanto non mi importa più fare allenamenti per crescere, raga, perché comunque abbiamo già un overall di 84 e siamo un giovanissimo, quindi stiamo tranquilli. Allora, infatti contro il Real in trasferta alla Santiago Bernabeu va a giocare Diego Costa. Io vorrei fare una petizione a quelli di FIFA, raga, per fargli cambiare un po' di cose. Non capisco perché io non possa essere in panchina e poi subentrare. Davvero, non ci vuole un cazzo come a fare queste modifiche. Comunque, vinciamo 2-1, segna Diego Costa e Fabregas. Vinciamo 2-1 al Santiago Bernabeu contro il Real, qualcosa di clamoroso. Comunque, vi stavo dicendo che vorrei fare davvero una petizione per fargli modificare e fargli migliorare soprattutto la carriera giocatore. Il fatto della panchina, di poter essere in panchina e non o convocato in tribuna, sarebbe davvero un passo avanti per FIFA, secondo me, e soprattutto per questa modalità. Quindi magari scrivete hashtag petizione carriera giocatore, una cosa del genere, e taggate sia quelli di FIFA su Twitter, ma anche me, così vediamo se riusciamo a provare a convincerli. Allora, c'è la partita contro lo Stoke, se non sbaglio, qui è stata un po' di confusione, ok. Partita contro lo Stoke in campionato, dove mi sto, penso in casa, poi c'è la partita col Fulham in coppa, e con lo Stoke siamo titolari. Andiamo immediatamente a giocare, raga, non perdiamoci in chiacchiere, le maglie vanno bene queste. Tempo sereno, gioca Marine, quindi formazione non titolarissima. C'è sempre William che gioca tutte le gare. Andiamo a giocare. Chelsea, Stoke City. Dopo il pareggio in trasferta al Goodison Park del Chelsea, arrivato negli ultimi istanti di gara,
Andiamo allo Stamford Bridge, torniamo allo Stamford Bridge, il nostro stadio, per affrontare un buon Stoke City, perché comunque è una squadra che gioca un buon calcio, ha un ottimo attacco, si trova infatti terzo in classifica, 19 punti, a pari merito con noi. E lo United, grazie al nostro pareggio esterno, è riuscito a sorpassarci, quindi noi siamo adesso secondi, come avete visto. La palla per il con Nispa, con la punta per Marco Marin. Dai Marin, guardami, porca Eva, se perde tempo sto nanetto. La palla per il con Nispa, prova a entrare in aria, con una magia ci riesce! Calcio di rigore! Dopo 4 minuti! Fatemelo battere, vi prego, vi prego, vi prego. Fatemelo battere. Ammonito l'avversario? Fatemelo battere. Vi prego, vi prego, vi prego. Ammonito Mark Wilson. Dai, il rigore è nettissimo. Comunque, guardate il Kun con le nuove scarpe che mi avete consigliato. Sì! Scusate. Kun Nispa contro Butland. La palla col destro! 1-0 Chelsea! Finalmente il Kun sul rigore! Finalmente! 1-0! KD7! Oh raga, ci ho sperato, perché abbiamo una squadra comunque non titolarissima in campo, però sarebbe anche Willian che può battere i rigori. Però l'abbiamo battuto noi e abbiamo segnato il gol del vantaggio, il nostro primo rigore segnato e il quarto gol in campionato se non sbaglio. Come aprire al meglio questa partita? Dopo 6 minuti 1-0 su rigore KD7. Il Kun recupera palla, Marco Marin, il lancio per sei un idiota. La palla in mezzo, la prende Courtois molto bene. Potrebbe rinviare, sono da solo su questa fascia. Lo fa per una volta Courtois, possiamo andare quindi. Il Kun la tiene, aspetta Willian e lo serve, può andare Willian. Ha una prateria davanti a sé, serve ancora il Kun, che allarga ancora per Willian. Gioca bene il Chelsea, Willian si accentra. Willian per il movimento del Kun, ma ormai è fuori gioco. Nonostante la realizzazione del gol, il Kun viene fermato in posizione regolare. Kun Dispa, col sinistro per Matic, Ramirez, Matic, il Kun. Giochiamo, tranquilli, Ramirez, allarga il gioco poi per Aspiliqueta. Ancora Ramirez. Dentro per Marco Marin, con Nispa, appoggia per Marco Marin, che viene anticipato. Poi la recupera, bravo il piccoletto, Marco Marin, lancia con Nispa, Willian, dentro per il culo, perché me l'ha alzata? Non poteva dare una rasoterra, occhio al portiere, Non ho parole, non ho parole. La palla uscita di pochissimo. Ivanovic, lancio largo per con Nispa contro Peters, il Kun lo salta molto bene in velocità. Prova a rientrare adesso, solita finta di corpo, lo salta molto bene, ancora lui, ha la palla sul destro. Può metterla in mezzo, arretrata per Willian, la difesa è riuscita a toccarla e non farla arrivare al destinatario. Qui Willian, occhio, Diouf col pallonetto, non ci credo. 1-1 Stoke al 47esimo minuto di gioco. La rete di Diouf, stanno giocando una partita bellissima, giocata davvero gestita, soprattutto bene. Loro una delle primissime occasioni, se non la prima in assoluto, trovano il gol del pareggio. Dai Kun, la palla per Matic, poi Marco Marin. Riesce a girarsi, non so come ha fatto. Marco Marin! Se faceva quel gol qua, ce la farei una statua. Ivanovic, la palla per Fabregas, la palla per il Kun. Prova ad andarsene. Viene fermato con un fallo? No, si è fatto male con Nispa, non ci credo. Rialzati immediatamente, non ti si è fatto niente. Dai, dai che non è niente, Kun, dai non mollare. È sparita la crocetta, meno male, raga. Era un infortunio momentaneo. Fabregas, attenzione, la palla per il Kun. Riesce a saltare l'avversario, non riesce poi ad andare alla conclusione, peccato. 1-1, purtroppo brutta gara da parte del Chelsea. Sono riuscito a segnare io il gol all'inizio, sul rigore, primo rigore in assoluto. Guadagnato e trasformato la KD7, purtroppo però non siamo riusciti poi a vincere la gara. La prossima partita è quella col Fulham, andiamo a simularla. In manuale di Bojan, gioca infatti Diego Costa. Vediamo come andrà in Capital One Cup contro il mio amato Fulham. Courtois, Calashterio, Meruo, Aspiliqueta, Mikel, Arzuza, Quadrado, Piazon, Nathan e Costa. 2-1, ha segnato Mitroglou per il Fulham. Andiamo avanti, c'è la partita contro il Tottenham di Slimani e siamo titolari, ma vedremo cosa succederà nel prossimo episodio. Fatemi sapere secondo voi come devo gestire la partita. Fatemi sapere voi davvero cosa ne pensate, raga. Siamo ancora secondo in classifica, lo United è primo. In classifica marcatore ho soltanto fatto un gol, quindi saremo ancora abbastanza in basso. Adesso questo video è finito, vi chiedo di raggiungere 3000 mi piace, vi va. Un bel commento con analisi, consigli. Ovviamente fate hashtag consiglio intro
e scrivete come gestire la prossima intro. Fatemi anche un'analisi naturalmente tramite un commento di questo episodio. Non dimenticate di passare da tutti i social che trovate qui sotto in descrizione. C'è anche il sito di Stan Gaming, anche il link di Amazon, il mio referral link di Amazon. Adesso tutto, non dimenticatevi di condividere il video e di iscrivervi al canale. Vi mando un abbraccio enorme e noi ci vediamo al prossimo video.